Bentrovati con un nuovo appuntamento di Edilizia Sicura. Il tema di questa nuova puntata, che affronteremo grazie ad approfondimenti e interviste con esperti del settore, sarà il lavoro negli spazi confinati. Gli spazi confinati sono luoghi di lavoro nei quali il rischio di morte e infortunio è particolarmente elevato. Essi sono ad esempio silos, cisterne e reti fognarie. Il decreto 177 del 2011 È una norma che prevede che le aziende che devono operare, che vogliono operare in ambienti sospetti inquinamento o confinati, debbono possedere dei requisiti molto, molto rigidi, molto cogenti. Uno dei criteri che questo regolamento di qualificazione delle imprese impone a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, ma anche il datore di lavoro se lavora, è quella di una formazione specifica in questa materia, un addestramento specifico all'uso delle attrezzature e un addestramento specifico su quelle che sono le procedure di lavoro e di emergenza. Non è semplice la definizione di spazio confinato, sono tutti quegli spazi in cui ci può essere o presenza di agenti inquinanti o una cattiva qualità dell'area o che per conformazione geometrica può diventare difficile il recupero in caso di incidente, vasche, serbatoi, canalizzazioni, pozzi, fogni, camini, tutta una serie di spazi, di luoghi che non sono fatti per lavorarci in maniera continuativa, ma che possono essere occasione di intervento da parte dell'operatore, di un uomo, di un lavoratore per manutenzione, pulizie, riparazioni. Cosa caratterizza infortuni e rischi sul lavoro negli spazi confinati? Allora, una caratteristica principale degli incidenti negli spazi confinati è sicuramente quella che spesso abbiamo degli infortuni plurimi, mi spiego meglio. A seguito del primo infortunio, nella gestione delle emergenze, abbiamo una serie di soccorritori che vengono coinvolti nella dinamica dell'infortunio stesso e loro stessi poi periscono nell'azione di soccorso dei propri colleghi di lavoro. Questa è una caratteristica principale, tant'è vero che la nuova normativa pone molto l'accento sulla problematica legata alla gestione dell'emergenza, anzi forse è una delle innovazioni principali. Qualche esempio di questi, diciamo, tristi accadimenti, quindi anche morti purtroppo? Ce ne sono alcuni che tra l'altro riprendiamo anche durante le docenze. Quelli più eclatanti possono essere quelli di Molfetta, dove a seguito di un incidente di un lavoratore all'interno di una cisterna, all'interno della quale era sceso per fare un'operazione di pulizia, perde conoscenza. Questo è un problema ovviamente di valutazione di rischio, quindi legato alla mancata adozione di misure di sicurezza nel processo lavorativo. Seguono altri 4 decessi tra i soccorritori, intervengono prima 2 colleghi che provano a soccorrerlo, perdono conoscenza anche loro. Attenzione, perché quando poi c'è la parte legata al soccorso c'è una componente istintiva, soprattutto collegata al fatto che è stato coinvolto nell'incidente un tuo collega di lavoro, quindi l'emotività supera certe volte quello che è un'azione ragionata e razionale, quindi questo spesso causa gli incidenti. Questo fa sì che sia ancora più necessario provvedere alla pianificazione e alla gestione dell'emergenza, non improvvisando durante l'accadimento, ma creando una vera e propria procedura ancora prima di cominciare i lavori. Intervengono 2 colleghi, muoiono anche loro.
interviene un esterno alla ditta, che era un autista che portava un proprio furgone a lavare, perché l'incidente è avvenuto in una ditta di autolavaggio, e questa persona è una persona preparata dal punto di vista del primo soccorso, era un volontario, non ricordo se di una pubblica assistenza Croce Rossa, comunque anche per questo motivo, quindi c'è una componente anche qui emotiva, interviene per fare soccorso, perde conoscenza anche lui. L'ultimo decesso è causato dal datore di lavoro, anche qui c'è la componente, probabilmente il senso di responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, che nonostante l'evidenza, perché un altro operaio aveva visto l'autista che aveva perso conoscenza all'interno della cisterna, comunque interviene perdendo la vita lui stesso. Quindi a fronte di un infortunio, un decesso per carenze legate alla valutazione dei rischi, abbiamo 4 decessi durante la gestione dell'emergenza. Andiamo subito ad ascoltare le interviste realizzate al corso obbligatorio tenuto presso l'Istituto Edile di Bologna proprio per lavorare in sicurezza negli spazi confinati. I principali pericoli degli spazi confinati sono soprattutto la difficoltà di accesso e uscita. Di conseguenza, in caso di emergenza, in caso di recupero di un infortunato, non è accessibile o comodamente accessibile andarlo a recuperare. E questo è uno dei principali vincoli e limitazioni dell'ambiente confinato, perché non posso andare a recuperare o mandare giù qualcuno dentro questo ambiente e dargli soccorso. Poi, oltre a questa situazione, io posso avere ambienti dove ho scarsa visibilità o, peggio ancora, ambienti chimici, elementi inquinanti che mi possono causare e rendere difficile la respirazione e di conseguenza anche il soccorso e far accedere i soccorsi all'area dell'infortunio. L'attività negli ambienti confinati, negli spazi confinati o sospetti di inquinamento, è un'attività che ha da sempre comportato dei rischi molto forti e letali, oserei dire, per quelli che sono le persone che vi lavorano. È un rischio che, come dire, subdolo per gli operatori, perché è un rischio che spesso non viene percepito e non viene visto, e quindi per questo viene sottovalutato. La prima cosa più importante che dovete sempre avere quando si accede o c'è la possibilità di dover accedere a un ambiente confinato è avere l'imbragatura già indosso, non in una sacca in terra comoda vicina. È comoda, ma se scatta l'emergenza ce la dovete già avere addosso. Poi torna sempre il solito discorso che vi è stato ripetuto più volte: voi non dovete entrare se non necessario per un'esigenza della persona che sta male, dell'infortunato. Voi dovete essere fuori, sapere come intervenire, sapere come attivare il sistema di recupero di emergenza. Questo è il dispositivo che vi permette, in caso di emergenza, di uscirne vivi o comunque il più possibile illesi. Okay? Se questo dispositivo però è danneggiato, si è rotto perché ha già subito una caduta e quindi la cucitura si è strappata, io non ci guardo, non me ne accorgo. In caso di necessità, scivolo dentro il pozzetto, fanno il recupero, mi incastro da qualche parte, l'imbrago si apre, inutile. È il vostro paracadute, dovete controllarlo voi. Poi, una volta all'anno, tutti gli imbraghi vengono controllati obbligatoriamente da casa costruttrice o ente tecnico esperto specializzato, che prende l'imbrago, la controlla al microscopio, controlla tutti gli elementi che si possono danneggiare e firma che è tutto in ordine. Però il vostro controllo, ripeto, lo dovete fare sempre. Le indicazioni operative della regione vi si applicano completamente, ad esempio l'approntamento di una persona che all'esterno del cunicolo vigila rispetto alla persona che lavora all'interno. La persona che lavora all'interno deve essere imbragata e con una fune collegata all'esterno. Prima di entrare, il responsabile dei lavori deve effettuare una misurazione del tenore di ossigeno, che deve essere naturalmente superiore al 20%. Se così non fosse, deve immettere aria fresca finché il tenore di ossigeno ritorna superiore al 20%. Nel caso di cunicoli e di scavi molto complessi, potrebbe essere che questa percentuale di ossigeno superiore al 20% non sia raggiunta. In questo caso bisognerà dotare le persone di autorespiratori o in ogni modo di strumenti per la respirazione che li assista durante il lavoro, e comunque farli uscire periodicamente dall'ambiente confinato per rimettere aria fresca periodicamente. In questo modo li si alleggerisce dalla
fatica fisica che lavorare in un cunicolo con dimensioni limitate è sicuramente notevoli e permettere dall'esterno di inserire nuova aria. Considerate che una volta che mi sono dotato del mio caschetto, il mio cordino di posizionamento, del mio cordino anticaduta, l'attrezzatura varia di lavoro, io ho preso su almeno 10 kg. Serve questa indicazione perché i dispositivi hanno un range di lavoro indicato in chili. 140 kg indicativamente in base a ogni dispositivo, poi al suo, la sua portata, ma io faccio presto, metto il trapano, il tassellatore, un po' di roba. Solo i DPI che avete addosso sono indicativamente 9-10 kg. È una considerazione che va fatta perché sembra una sciocchezza, ma anche questo è un problema che troppo spesso si sottovaluta. Corso di formazione addestramento ambienti confinati è rivolto a lavoratori che lavorano in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento. E il corso complessivamente è di 16 ore, organizzato in moduli. E la prima parte del corso è teorica. L'ultima parte del corso consiste nella parte pratica in cui i lavoratori simulano una situazione di lavoro proprio in una realtà in cui è possibile l'inquinamento dell'ambiente e in cui il lavoratore si trova in uno spazio confinato. Per quanto riguarda un po' gli spazi confinati è iniziata un po', forse in maniera più consistente, una formazione e un addestramento ai dispositivi che dovremmo utilizzare. Forse in questi ambienti diventa abbastanza precaria un po' o difficile la percezione del rischio. Siamo abituati ad andare nei tombini, c'è chi va a lavorare su ambiti confinati per i servizi acquedotto, servizi fognari e anche il fatto di possedere dei tripodi che garantiscono la sicurezza nella movimentazione sulla verticale, si tende a non utilizzarli. Sì, perché ci vuole troppo impegno, perché diventa laborioso metterli in uso e in effetti dovrebbe diventare, o perlomeno in fase di formazione, bisognerebbe stimolare l'uso di questi dispositivi che garantirebbero la massima sicurezza anche in quegli ambienti. Quindi l'uso del treppiedi, l'uso dei sensori che vanno a verificare la bontà dell'aria presente nel sottosuolo, ma anche l'utilizzo di quei macchinari che applicati al corpo riescono a percepire se un corpo in movimento in orizzontale cade perché ha un malore, sviene e quindi mandano in maniera automatica un allarme, perché sulla verticale riusciamo a vedere in maniera visibile l'operatore che scende. Nella movimentazione orizzontale diventa più complicato, quindi è chiaro che lo strumento migliore di collegamento è quel sensore che si attiva in maniera automatica quando il lavoratore cade per terra. Non sottovalutare mai quelli che sono tutte quelle piccole attività fatte in 10 minuti, attività brevi, che però espongono particolarmente i lavoratori a rischi gravi, ancor di più se si parla di ambienti confinati. Quindi andare a identificare realmente quelle che sono le aree di lavoro e le attività che vengono fatte in queste aree. Un consiglio che do per lavorare in ambienti confinati o in ambienti sospetti di inquinamento confinati è quello di non sottovalutare mai il rischio. In queste situazioni, negli ambienti confinati, la vostra incolumità, l'incolumità dell'operatore che scende dentro questo ambiente è importantissima e si sottovaluta sempre. La cosa più importante rimane quella di avere cura di se stessi e non sottovalutare i rischi a cui si è esposti, anche se si ha esperienza nell'ambiente e nel settore, perché basta veramente una volta, basta veramente un attimo per esporsi a un rischio gravissimo e inutile. Per ulteriori approfondimenti potete come sempre consultare il sito www.edili.com oppure continuare a seguirci sui nostri social. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci alla prossima puntata, nella quale si parlerà di manutenzione e utilizzo di macchinari da cantiere.